E ciao a tutti amici di Radio Sound, sono Giancarlo Capriglia e vi voglio dare questa bella notizia. In occasione della presentazione della seconda edizione del Trofeo Maurizio Mosca abbiamo avuto il grande piacere di intervistare Giovanni Lodetti, il centrocampista del Milan e campione europeo con la nazionale italiana nel 1968, pensate. Sentiamo l'intervista. Volevo chiederti cosa ne pensi di questa iniziativa? Ma io sono felicissimo, quando ci sono iniziative che riguardano i giovani io sono sempre molto contento perché ho vissuto tutto il periodo del settore giovanile al Milan, da ragazzino fino alla prima squadra, e ho ancora tantissimi amici che ci sentiamo, ci vediamo qualche volta ed è assolutamente piacevole, dunque sono più che ricordi, sono momenti belli che vorrei dire ai ragazzi di adesso che queste sono esperienze che ti toccano, perché sono amicizie che vivi tutto l'anno, tante ore al giorno e che non si cancellano più, dunque sono decisamente contento quando ci sono queste cose qua. E ti ricordi una qualità che ti piaceva di Maurizio, una delle qualità migliori che aveva Maurizio? Ma io l'ho conosciuto dopo che lui, diciamo così, attraverso la televisione, così, però lo leggevo sempre, lui quando era vice direttore della Gazzetta dello Sport, era piacevolissimo, era una lettura che non scorreva via, ed era una meraviglia, dunque è stato sicuramente uno dei giornalisti molto interessanti dal punto di vista sportivo e non solo. Però dopo che ha incominciato con la televisione era diventato anche un di aspetto visivo piacevole, la battuta, sempre pronto agli scherzi, la sua sciarpa di lana anche quando faceva caldo, dunque è un personaggio bello, insomma. Invece spostandoci più sul campionato di oggi, no? Quale pensi sia effettivamente la squadra che esprime il miglior calcio del campionato? Tu sei milanista, giusto? Sì. Io sono milanista, devo dire che non c'è stato quest'anno una squadra che ha giocato bene per tanto tempo. C'è stato un periodo in cui sembrava che la Roma, con questa nuova interpretazione del gioco, fosse la squadra di novità, però dopo, quando perdi troppo, cambia anche l'allenatore. C'è stato un momento in cui il Milan giocava bene, adesso c'è il periodo della Juve che negli ultimi tre mesi non ha sbagliato quasi più nulla e gioca bene, però dire che ci sia una squadra che proprio entusiasma, ecco, forse la squadra che mi è piaciuta di più nell'insieme, anche per le qualità di tutto, è stata l'Udinese. Ah, è vero, assolutamente, anche a me piace moltissimo l'Udinese. Sì, io perché ti dirò, la Juve vedo che è un gioco che a me entusiasma molto, però anche l'Udinese mi piace moltissimo. Sì, la Juve ha un gioco molto interessante dal punto di vista del dinamismo, della forza, possesso palla, però ci sono poche giocate, ecco. Mentre invece ho visto per un paio di mesi queste triangolazioni fra il centrocampo, mezzo sinistro e la conclusione di Natale, che mi piaceva tantissimo, come pure c'è stato un momento in cui il Napoli, però ripeto, nell'arco del campionato non c'è stata la squadra che ha dominato completamente, ci sono degli episodi che certamente, non so, ad esempio le giocate di Ibra, insomma, sono speciali, però adesso ultimamente la squadra, il Milan, fa fatica e ne soffre anche lui. È un campionato, insomma, equilibrato comunque. È un campionato equilibrato, è un campionato non un granché bello, però devo dire che ecco, sarei stato più contento se ci fosse stata un'altra squadra assieme a Milan e Juve a lottare per il campionato, così c'è un po' troppo di stacco. Eccoci tornati, abbiamo sentito le parole di Giovanni Lodetti, che ha parlato di Maurizio Mosca e ha parlato anche del calcio di oggi, ecco, la sua opinione sul campionato di oggi. Ma sentiamo il simpatico saluto che ha fatto a Radio Sound. Io il saluto lo faccio molto volentieri a Radio Sound, così si dice, sì. Ecco, a Radio Sound, anche perché noi che facciamo parte del mondo sportivo, più gente ci ascolta, più gente siamo vicini e più siamo contenti. Io poi, fra l'altro, ho vissuto un periodo meraviglioso per quanto riguarda lo sport,
perché credo che non tornerà più il nostro periodo, indipendentemente dai valori del calcio o meno, ma il divertimento che abbiamo provato noi, il piacere di andare al campo, la gioia di giocare è stata veramente tanta, che non cambia assolutamente con questi. Dunque dico ai nostri amici della Radio Sound che è stato molto bello e che sono contento. Poi ripeto, attraverso le situazioni come queste dei ragazzi mi fanno tornare indietro dopo di anni in cui era molto bello giocare. Perfetto.